Assolutamente sì, abbiamo un governo che è nemico del Sud. Ha rapinato anche il fondo di perequazione infrastrutturale, 4 miliardi di euro, ridotto a poche centinaia di milioni, ma soprattutto si stanno tenendo bloccati i fondi sviluppo e coesione per tutto il Mezzogiorno d'Italia e per quello che ci riguarda per la Campania. Parliamo di 23 miliardi di euro e siamo di fronte a manovre strumentali, provocatorie, arbitrarie di un ministro per la coesione che è diventata una calamità nazionale.